Ortona, seconda edizione del Festival del Mare, un taccuino ricco di impegni fino al 27 luglio. Ne parliamo con l'organizzatore principale, che è Dario Iubatti, direttore artistico di questa manifestazione. Bellissima, e complimenti, perché non è una cosa semplice da organizzare. No, non è assolutamente semplice, è la seconda edizione. L'anno scorso erano solo 4 giorni, quest'anno invece abbiamo ampliato a 10 giorni, abbiamo una mostra di 10 giorni permanente per tutti i festival, di libri antichi usati e moderni, di arte con Pino Procopio, questa sera c'è Elio Germano con il primo spettacolo, poi abbiamo 6 giornate di eventi totalmente gratuiti in Piazza del Teatro, con concerti, incontri con autori, attori, e gli ultimi 3 giorni di nuovo al Cinema Auditorium Zambra con Paolo Rossi, Niccolò Fettarappa e il solito Dandy. E tutto questo grazie a degli sponsor, perché questa è una manifestazione sovvenzionata totalmente dagli sponsor, quindi ringrazio personalmente Toto Holding e il Centro Porsche Pescara, oltre a tutti gli altri. Si chiama Festival del Mare perché il mare è qualcosa che a me fa stare particolarmente bene, e mi fa stare particolarmente bene l'arte, la cultura, e penso che a Ortona, ma non solo a Ortona, proprio in Abruzzo, di manifestazioni del genere ce ne siano pochissime. Mi piacerebbe che questo piccolo festival, perché ora è un piccolo festival, diventasse come quello di Spoleto. A proposito di una certa ambizione, sì. Sicuramente, anche se non è facile organizzare, al di là degli sponsor, insomma, ci vuole anche un'adesione del pubblico. Sì, esatto, però c'è, e questa cosa mi fa molto piacere. Anche oggi abbiamo aperto questo spazio stranissimo per Ortona, con quadri, libri, e si è riempito da solo. Stasera il teatro è pieno. Io sono molto contento perché evidentemente il pubblico ha voglia di eventi così. Quando certe cose si verificano c'è una risposta ampiamente positiva, e questo vi fa ben sperare per il futuro. Certo, ci fa ben sperare per il futuro. Quest'anno abbiamo avuto dei collaboratori fondamentali, Consuelo Mangifesta, che senza la quale questo festival non si sarebbe potuto fare, Eliana e Tommaso della compagnia teatrale 906, che già mi hanno aiutato l'anno scorso, Marco Bosio, che con Mare Magnum ci ha portato questi libri stupendi, e oltre a curare tutta la parte grafica, cioè mi hanno dato una grandissima mano. Siamo solo pochi, però lavoriamo come se fossimo una squadra da 30 persone, quindi possiamo andare avanti per anni e anni.